ricomincia lo spettacolo al centro sportivo Maracanã, il trofeo Jack, stasera Manchester City contro Everton. La prima frazione di gara ha visto predominare i bianchi del City col parziale di 6-4. E vediamo cosa ci aspetta in questa seconda frazione di gara col possesso dell'Everton. Giorgio, che ripresa potrebbe essere? Guarda, mi aspetto decisamente molto di più da parte dell'Everton. Sembrano poco coesi in campo, c'è poco gioco di squadra. Me li aspetto più vogliosi e più grintosi. Vediamo un po' se il Manchester City permetterà questa ripresa da parte dell'Everton. Vedremo intanto calcio di punizione per un intervento in scivolata, altro gesto condannato dal regolamento del trofeo Jack, e sul punto di battuta c'è Alfieri, in opposizione il solo taurisano, il destro rasoterra, si spegne ampiamente al lato, torna a manovrare il City con Mazzone, che serve taurisano sul filo dei 4 secondi, De Lucia per Liguri. Ancora De Lucia, Liguri si stacca, il passaggio lungo viene impattato da Alfieri, Trinchese messo in difficoltà da Pastore, ancora Trinchese, palla al piede, De Lucia elegantemente di petto per Liguri, Pastore fronteggiato da Trinchese, guadagna una rimessa laterale, si riparte da Liguri, ancora Pastore, De Lucia in profondità per Pastore che tira, ma Fiotti impatta bene in uscita bassa, Trinchese, Piscitelli, esce in marcatura De Lucia, ancora torna in avanti il City con Pastore che si divora un gol a tu per tu con Fiotti, rimessa laterale sempre per il City, il tiro di Taurisano e ancora il grande intervento di Fiotti che con la mano sinistra devia in calcio d'angolo. Ancora il City in avanti, De Lucia, ancora Taurisano, presa sicura, bassa per Fiotti, riparte l'Everton con Brancato che prova a velocizzare per Piscitelli, Alfieri lasciato solo dalla difesa avversaria, ce l'ha sul destro, litiga un po' col pallone con Piscitelli, Brancato preferisce tirare di prima intenzione, guadagna un calcio d'angolo, ripresa frizzante. Ancora un calcio d'angolo. Brancato sul punto di battuta, serve Piscitelli. Battuta molto frettolosa questa. E riparte il City. Capitan Cutolo, Maidomo. In questo caso viene fermato da Alfieri. Brancato prova a mettere ordine. Cerca una linea di passaggio pulita. Trinchese di interno piede per Piscitelli, guadagna un fallo commesso da Taurisano che subito si scusa. Battuta importante in questo caso, un calcio piazzato da buona posizione, Piscitelli sul punto di battuta in barriera a fare opposizione, Taurisano e Liguri, il destro di Piscitelli impattato dalla barriera senza ulteriori problemi per la porta difesa da Mazzone, Alfieri ce l'ha sul destro, se la porta sul sinistro viene fronteggiato da De Lucia, contrasto durissimo fra due calciatori di un certo rilievo. Sì, De Lucia non ha tirato il piede, è aggressivo, la sua esperienza sicuramente gli ha permesso di fare tale intervento, Alfieri non è da meno. Mentre vediamo qui intanto chiamata contestatissima dal City, quella del direttore di gara che ha segnalato l'irregolarità del tocco di mano di Mazzone, portiere del City, ha preso la palla con le mani fuori dall'area e quindi c'è un calcio di punizione per l'Everton, sul punto di battuta il solito Alfieri che ha lasciato solo una punizione a Piscitelli e continua ad essere colui che monopolizza i calci piazzati. In opposizione in barriera Taurisano e Liguri. Punizione in seconda, quindi Piscitelli proverà a servire il compagno di squadra.
tutto il City a presidiare la porta. Alfieri, il tiro ed arriva il gol, un destro chirurgico, e Capitan Cutolo, che presidiava il palo, non ha potuto niente. Manchester City 6, Everton 5, l'Everton è di nuovo in gara. Staremo a vedere, vediamo se il Manchester City, la reazione del Manchester City quale sarà, però punizione eccezionale di Alfieri, un tiro precisissimo. Che formalizza la tripletta fatta solo di calci piazzati. Sì, questo denota le difficoltà dell'Everton di arrivare in porta con un'azione giocata, con il pallone ben giocato, perché passaggi tra i compagni ce ne sono davvero pochi. Intanto un cambio battuta su questa rimessa laterale per il City, che ha rimesso con un piede sul green di gioco. Riparte l'Everton. Alfieri per Brancato, fronteggiato da Cutolo. Brancato prova l'azione solista, ma il City riparte. Dalia, ed è il gol del City. Manchester City 7, Everton 5, e c'è l'hat-trick di Dalia. Sì, ha fatto veramente una conclusione molto precisa, ma la difesa dell'Everton è veramente in una situazione ballerina in questo momento, deve concentrarsi di più a mantenere le posizioni difensive. Torna a manovrare in avanti l'Everton con Brancato, che prova a fronteggiare tutti. Piscitelli mette ordine, ce l'ha sul destro, Alfieri in sovrapposizione, ma pensa al tiro, lo prova Piscitelli, viene impattato da De Lucia, la sua mole in opposizione, ancora De Lucia contro Piscitelli, che preferisce servire Alfieri in profondità sempre per Piscitelli, fronteggiato da Dalia e da De Lucia. Parte in contropiede il City con De Lucia, che ha provato a servire Pastore, ma c'è il break offensivo di Brancato per Alfieri, che prova il destro, e qui c'è la grande parata tutta istinto di Mazzone. Alfieri ce l'ha ancora sul destro, spara maramente alto. Azione molto convulsa. Taurisano mette ordine, serve Dalia. De Lucia fronteggiato da Brancato, prova il destro, serve Pastore, che ha tirato con molta sufficienza. Fiotti rimpalla la sfera sul calciatore avversario, c'è rimessa laterale per l'Everton. Alfieri per Brancato, passaggio un po' corto, arriva comunque al compagno di squadra. Trinchese ce l'ha sul destro, prova a servire Piscitelli, contatto duro con Dalia, regola del vantaggio. De Lucia, sfera uscita in fallo laterale, termina qui l'azione del City, il possesso dei bianchi. Riparte l'Everton, Brancato, Piscitelli, Pastore fa opposizione, Dalia mette ordine, serve Taurisano. Riparte il City, ancora Dalia, la bomba di sinistro, centra le imbottiture a bordo campo, null'altro. Riparte l'Everton con una buonissima azione personale di Alfieri, che guadagna un calcio piazzato a ridosso del cerchio di centrocampo. Falli importanti questi, si potrebbe arrivare ai tiri liberi. Sì, anche se bisogna dire che abbiamo visto una partita molto, molto tranquilla, senza brutti falli. Nel frattempo la punizione di Alfieri, facile preda di Mazzone. Dicevo, pochi falli, una bella partita. Intanto si invola Pastore, provato il tiro nonostante la sovrapposizione di De Lucia. Tiro alto, riparte l'Everton, che parata qui! Mazzone, autentico protagonista, toglie dalla porta il tiro tremendo di Trinchese, che bordata di destro. Si riparte da Fiotti, Brancato, profondità per Trinchese, che tira in campo la sfera non senza difficoltà, cerca una linea di passaggio pulita, trova Alfieri
sopraggiunge il numero 4 e nello scontro tutto fisico con De Lucia guadagna un calcio d'angolo. Il direttore di gara chiama la distanza, Alfieri sul punto di battuta. E c'è la clamorosa autorete del Manchester City. L'Everton si rifà sotto, Manchester City 7, Everton 6 con la sfortunatissima autorete di De Lucia. Sì, pallone deviato, Mazzone non è stato più capace di poter deviare questo pallone al di fuori della rete, sfortunato autogol per De Lucia che sicuramente l'abbiamo visto questa sera in vesti di bomber veramente eccezionale. Adesso impiegato in fase difensiva De Lucia, in avanti Taurisano e Dalia. Possesso, il sinistro, termina a lato, ma l'arbitro chiama un calcio di punizione a favore dei Citizens. Fallo commesso da Brancato, sul punto di battuta c'è Taurisano, Liguori, posizione in barriera composta da Piscitelli e Brancato. Fiotti sistema la barriera, ultimi accorgimenti. In area ci sono De Lucia e Dalia. Tutto pronto, il destro si immola, Brancato. Riparte il City da Mazzone che sparacchia più lontano possibile. Taurisano prova a deviarla di testa ma manca l'impatto. Rimessa laterale per l'Everton. Trinchese prova a gestire la sfera con un improbabile colpo dello scorpione, termina a terra. Rimessa laterale, manovra Taurisano, palla al piede, c'era sul destro, De Lucia si propone, colpo di testa di Trinchese che annulla l'imbeccata lunga di Taurisano che guadagna una rimessa laterale sempre sul punto di battuta Taurisano. Serve il numero 3 De Lucia, ancora Taurisano, velocizza per Dalia. Ce l'ha sul sinistro, centralmente Liguori, ma si sviluppa solo una rimessa laterale a seguito di questo cross di Dalia. Ancora Dalia sul punto di battuta, pensa il tiro, lo prova e ancora la parata importantissima nonché prodigiosa di Fiotti. Calcio d'angolo, un paio di controlli approssimativi e guadagna la rimessa l'Everton. Trinchese per Alfieri, ancora Trinchese, torna da Fiotti, prova a servire la lunga per Brancato ma Taurisano fa buona guardia e la manda in calcio d'angolo. Salgono i Toffis, Alfieri il destro, ottima parata di Mazzone, De Lucia, Liguori, Dalia, parte il contropiede, Taurisano ha provato il destro ma anche in questo caso Fiotti si è dimostrato un valido avversario. 13 gol realizzati ma sembra che i portieri siano ancora in partita. Sì, hanno entrambi giocato una grande partita, hanno realizzato parate eccezionali, sono sicuramente i protagonisti di questa partita, però vediamo il protagonista assoluto chi sarà perché la partita è ancora tutta da decidere. Sul parziale di 7-6 a favore del City torna a manovrare l'Everton alla ricerca del pareggio, un Everton sicuramente più incisivo da quando è entrato Brancato in campo che sembra non essere distratto dalle voci di mercato che lo portano vicino alla Roma di Patron Cassese che ieri ha titaneggiato contro gli avversari del Porto col punteggio di 8-6. Intanto torniamo Alfieri, il tiro ed arriva il pareggio, l'abbiamo preannunciato. Everton 7, Manchester City 7, Alfieri cala il poker. Sì, Giando, da notare è una delle poche azioni palla a terra dei ragazzi che si sono scambiati il pallone veramente molto molto bene. Gol meritato, pareggio meritato per l'Everton che giustamente, come hai detto poc'anzi, dall'ingresso di Giuseppe Brancato ha sicuramente quadrato i suoi quattro in campo. Vediamo adesso la partita come finirà. Alfieri per Trinchese, fronteggiato da De Lucia che guadagna un fallo. Brancato protesta.
ma arriva fulmineo il nuovo vantaggio del City con un destro di Liguori, destro letale. Manchester City 8, Everton 7. Qui non si può nemmeno finire di parlare, che subito arriva la rete, incredibile risposta del Manchester City di Liguori che va a segnare con questo grande destro. Ma attenzione a De Lucia. Ancora De Lucia, ed è pregevolissima questa segnatura del Manchester City. Applausi a scena aperta per questo tocco sotto di De Lucia, e per Dali è stata una pura formalità insaccare. Io per il gesto tecnico lo assegnerei a De Lucia questo gol. Manchester City 9, Everton 7. Sì, il Manchester City appena ha pareggiato l'Everton ha subito messo le cose in chiaro, subito due gol così a volo e la magia di De Lucia che farà anche rima, alta scuola qui, il pallone per Dalia poi sulla linea era, come giustamente hai puntualizzato tu, una formalità e quindi in rete. Torna a manovrare il City, ancora con De Lucia che ha provato un improbabile cross per Dalia. Torna a manovrare l'Everton con Alfieri in profondità per Trinchese, ma Taurisano fa ottima guardia e si erge in colpo di testa, ma torna l'Everton, palla al piede, ancora Liguori in opposizione, passaggio lungo per Dalia che prova il tocco delizioso, ma Fiotti fa buona guardia e striglia i suoi che hanno lasciato colpevolmente solo l'avanti in maglia bianca. Dalia, tocco di sola per Liguori, Taurisano, adesso c'è bel gioco. Torna la rimessa laterale per il City, Mazzone, Taurisano, fronteggiato da Brancato, a cui viene sanzionato un tocco di mano. Protesta ancora Brancato. De Lucia, Taurisano per Liguori. Serve Dalia, sicuramente uno dei migliori dei suoi. Palla a Taurisano per Liguori. De Lucia, e arriva il decimo gol, cifra tonda per il Manchester City che si porta a 10, l'Everton fermo al palo a 7, sembra non averne più l'Everton. Eh sì, sono penalizzati dalle tante assenze, quelli dell'Everton hanno dato tutto in questa partita, lo possiamo evincere anche dal risultato, grande spettacolo, bei gol, vediamo se in questo finale una mossa d'orgoglio dei blu riuscirà a farli ritornare in partita. Ancora Alfieri, Brancato se la porta sul sinistro, ancora sul destro Brancato prova a mandare fuori giri Taurisano, ma Pastore offre un'efficiente opposizione. Piscitelli, palla al piede, Brancato fronteggiato da Pastore che entra duro, e arriva il calcio di punizione, sì, proprio punizione per il Toffis. Alfieri tenta la bomba ma viene rimpallato dallo stesso Pastore. Molto efficiente in fase difensiva, non molto lucido invece quando si tratta di concludere a rete. Qui Trinchese prova fra due avversari il tiro, ma la sfera si spegne in calcio d'angolo. Pastore per Dalia, c'è Pastore in mezzo, Dalia si allarga, tenta il tiro di sinistro, la buona posizione di Fiotti anche in questo caso. Rimessa laterale per il City che in avanti punge, fa male. Taurisano per Dalia, di sola. Dalia fronteggiato da Brancato che si fa sentire sulle caviglie dell'avversario. Intanto sul punto di battuta lo stesso Dalia, di sinistro, anzi, lascia la sfera al numero 2, Liguori. Il destro per Taurisano, Dalia. Fiotti in uscita bassa, anche in questo caso, toglie le castagne dal fuoco.
ha fatto quel che poteva, ma ha comunque raccolto 10 palloni dalla sua porta. Rimessa laterale su un tocco approssimativo di Pastore, ancora rimessa laterale per l'Everton. Trinchese allarga per Brancato, che prova a dare respiro alla manovra. Ancora Brancato, Alfieri fronteggiato da Pastore, tocco morbido, Taurisano, ancora Brancato, si allarga, fronteggiato da Liguori, ne ha due addosso e la sfera si spegne in un fallo di fondo. Mazzone, Liguori, intanto trapela un po' di nervosismo per Brancato, che non riesce a proporre delle buone azioni. Mazzone, qui pressato da Piscitelli, il pressing dei blu è positivo, ma riparte l'azione del City con Taurisano che allarga per Dalia in modo molto impreciso. Giando, vorrei farti notare, Giando, le scarpette di Pastore che sono diverse. Non sono scarpette uguali, mi pare di vedere. Una gialla e un'altra arancione. Sì, un po' come Piscitelli che dal canto suo risponde con una scarpa verde acqua e un'altra, direi, fucsia, fornite dallo sponsor tecnico Puma, mentre invece Pastore calza scarpe Nike. Intanto segnaliamo il primo cartellino di questa gara per Brancato, annotato sul taccuino dei cattivi con un cartellino giallo a causa delle continue proteste degli ultimi minuti. Proprio mentre parlavamo di un Brancato tranquillo e propositivo, ci ha subito sbugiardato. Calcio di punizione, il solito Alfieri in barriera, Pastore e Taurisano, doppio numero 5. Alfieri, il destro, centra pienamente la schiena di Taurisano, che si immola. Piscitelli, Alfieri fronteggiato da Pastore. Pastore, ottimo intervento in questo caso, si fermano i Toffees. Il contropiede del City tuttavia è poco efficiente. Piscitelli allunga per Trinchese, ma Mazzone annulla i pericoli. Taurisano, Pastore, profondità per Dalia, l'uscita bassa di Fiotti è positiva anche in questo caso. Ancora Dalia, c'è la sul sinistro, si intestardisce, prova un tiro, un qualcosa abbastanza improbabile e la sfera si spegne in rimessa laterale per il City. Pastore scambia ottimamente con Dalia, intervento di fisico del portiere Fiotti che guadagna una rimessa laterale. Brancato, Alfieri ha un controllo molto impreciso e su questo ultimo possesso per l'Everton si spengono le ostilità. Manchester City 10, Everton 7. Che gara! Una gara bellissima, Giando, botta e risposta per un certo frangente nella partita. Abbiamo assistito a grandi giocate, gol bellissimi. E a mio parere ha vinto il migliore, anche se ricordiamolo che l'Everton aveva importanti assenti quali Marco Sciavoli, portiere paratutto dei Toffees. Al netto del punteggio direi che, Giorgio, stasera abbiamo assistito a una delle gare più spettacolari, se non forse la più spettacolare finora di questa quarta edizione del trofeo Jack. Sì, due squadre che probabilmente, a parer mio, se ne infischiavano della fase difensiva e amanti delle belle azioni e delle belle giocate, hanno dato tutto per tutto, anche ripetendo certi errori gravi in difesa quali quelli di Alex Alfieri su tutti. Però tutto sommato una bella partita, Giando. Mi preme segnalare e ricordare il gol del parziale 9-7 a favore del Manchester City, perché il parallelismo fra De Lucia con il tocco sotto e Dalia che concretizza mi ricorda molto quel gol assegnato a Thomason, ma che in realtà l'ha realizzato Inzaghi in un quarto di finale di Champions League contro l'Ajax. Ti ricordi, Giorgio? Sì, Giando, scene a marcordo di un calcio che oramai non c'è più. Possiamo solo ammirare la bella giocata di De Lucia e il tap-in vincente di Roberto Dalia.
Ricordiamo il punteggio finale: Manchester City 10, Everton 7. E andiamo a sentire i protagonisti di questa gara. Siamo qui con De Lucia, neo acquisto del Manchester City, che ha vinto col punteggio di 10-7 contro l'Everton. Prima gara e prima vittoria per De Lucia con il City. Sì, i ragazzi mi avevano messo un po' fuori rosa le prime partite per comportamenti non corretti, però poi non hanno potuto fare a meno e mi hanno portato. Fortunatamente abbiamo vinto, siamo contenti e ci divertiamo, che è la prima cosa, siamo tutti tra amici e se serate così ben vengano, insomma. Il tuo è stato un impatto devastante sulla gara. A cosa può puntare questo City con un De Lucia in più? Noi puntiamo alla vittoria del campionato, lo dobbiamo al nostro presidente, quindi veniamo qua prima per divertirci e poi abbiniamo la vittoria. Speriamo di continuare così e alla prossima. Capitan Cutolo e Dalia, il numero 8, al termine della gara vinta col punteggio di 10-7 contro l'Everton. Un Manchester City che è apparso letale in fase offensiva, ma 7 gol sono comunque non pochi. Vabbè, noi siamo un po' la squadra della Zeman, facciamo più gol degli altri e vinciamo, quindi no, scherzo, è vero, forse prendiamo un po' troppi gol, però fortunatamente a volte ci capita anche di farne qualcuno in più, quindi riusciamo a portare il risultato a casa. L'impatto sulla gara di De Lucia, stavamo commentando prima, è stato devastante, ha segnato e ha fatto segnare con un delizioso tocco sotto Dalia, che ne ha fatti tanti, ma ne ha fatto uno in più grazie anche a De Lucia. Cosa può significare l'ingresso di questo elemento in rosa? Vabbè, De Lucia non ve lo presento io, quindi voi lo conoscete in altri panni, giustamente, è un amico nostro d'infanzia, siamo usciti insieme, aveva il piacere di giocare con noi, siamo tra amici, ci divertiamo e speriamo di continuare così per vincere sempre di più. E Dalia cosa ne pensa? Magari l'intesa con De Lucia potrebbe portare ad altri gol, come il gol del parziale 9-7? Sì, veramente ha fatto tutto lui, cioè io l'ho solo spinta dentro. Sì, se i presupposti sono questi, speriamo che continui così, ci darà sicuramente una grossa mano. Abbiamo qui con noi Giuseppe Brancato, vice capitano dell'Everton, in assenza del presidente, capitano Giovanni Ruggero. Si è presentato lui. Giuseppe, questa sconfitta al netto degli avversari, avete giocato bene, però da sottolineare le assenze importanti. Sì, ci sono mancati tantissimo, gente come Nicola Donato e Antonio Addeo e soprattutto anche il portiere, nonostante Severino si sia comportato benissimo. Ovviamente è una squadra nuova e quindi le assenze hanno pesato tantissimo, visto che per l'ennesima volta abbiamo dovuto schierare un quintetto base totalmente diverso dal consueto. Per il resto ci è mancato qualcosina, però è di buon auspicio per il futuro sicuramente. Per quanto riguarda le vostre ambizioni in campionato, questa sconfitta vi abbatte oppure vi dà morale, oppure vi dà da riflettere sul futuro? Oh, guarda, siamo partiti fortissimi con 4-5 vittorie se non sbaglio e ovviamente stiamo giocando sulle ali dell'entusiasmo. La batosta col Napoli ci ha un po' bloccato e questa qua ulteriormente. Ovviamente siamo una squadra giovane, non puntiamo di certo alla vittoria del campionato, forse sarà un sogno sperare in questo. Ci accontentiamo anche di un buon piazzamento e magari la qualificazione in Champions sembra anche a portata di mano in questo momento. E in conclusione, per terminare, domanda di mercato: circolata nelle ultime settimane questa voce di un accostamento alla Roma, come commenti questa fuga di notizie? Guarda, di solito non parlo di mercato, anche perché non mi capita mai, quindi risponderò molto semplicemente dicendo che almeno fino alla nona vestirò la maglia dell'Everton e questa è la cosa sicura in questo momento.